poiché la sovranità, a seguito di 150 anni di lotte, è tout court la democrazia, e la democrazia è libertà di popolo che possa decidere di sé, io ritengo che il punto di partenza etico, cioè l'imperativo morale a cui noi dovremmo attenerci in questo, è considerarci solidari come popolo nella ricerca della nostra sovranità intesa come dignità sociale degli italiani in quanto tale. I trattati, diceva Amato, dovevano risultare incomprensibili, abbiamo detto, dovevano risultare incomprensibili proprio per i governanti, per la struttura, e lo sono, l'ho studiato tanto, credo di avere qualche mezzo ermeneutico a disposizione, e quando mi confronto con i cosiddetti esperti mi rendo conto che hanno certe lacune, le noto, perché il punto è che i trattati, come dice una tradizione forte di economisti seri, sono stati scritti da un gruppo di banchieri che si sono chiusi dentro una stanza e loro avevano un'idea fondamentale, che è quella di ripristinare il tipo di capitalismo finanziario anteriore alla crisi del 29. Dopodiché tutto quello che era dopo lo trovavano in un intollerabile sovvertimento dell'ordine naturale del mercato, ossia del mondo naturale, cioè dei principi divini. Citava Primaio, che è il primo a dirlo, dice che il mercato è una legge naturale che sta al di sopra della legislazione, cioè non è qualcosa che deve essere giustificato razionalmente, perché costituisce la razionalità in sé, quindi è Dio. Quindi adesso cercherò, a parte questo, Amato aggiunge pure, dato che questa è la natura dei trattati, cioè dato che occorreva renderli incomprensibili perché gli stessi governati non avessero gli strumenti culturali in media, le risorse immunitarie per capire in che diavolo di avventura si stessero imbarcando, e lo vedrete, perché vedrete quando arriveranno sulle vostre cose, i frutti dell'approccio funzionale generalizzato che sta assumendo l'Europa con un'accelerazione impressionante e in violazione di qualsiasi principio di attribuzione. Ormai si sentono portati a poter legiferare, non tanto, perché questa è una frase, mi perdoni, una frase spesso abusata, le cose, le bombole, il millimetro di qua, no, signori miei, attraverso varie etichette che si chiamano truism, cioè attraverso la predicazione di cose che non possono essere contestate perché sono sicuramente belle da condividere, altrimenti sei cattivo, loro ristrutturano secondo una spietata, ripeto, una spietata legge finanziaria e industriale, ristrutturano le società europee, fino a portare questo processo a un grado di irreversibilità, cioè nessuno saprebbe più metterci le mani per smontare questo meccanismo infernale, ma in fondo semplicissimo. Praticabilità politica di una controreazione del genere? La forza che è stata esercitata da questo punto di vista è enorme, è immensa. Il caso in cui è saltato un meccanismo dell'ordine internazionale del mercato nella storia, a partire dalla Rivoluzione francese, sono casi di conflitti mondiali, il crollo di un impero per qualche scontro con un altro impero, la rivoluzione russa, insomma l'ordine internazionale del mercato soffre, tra l'altro attenzione, come evidenzia Polanyi, ha delle forme transeunti, perché in realtà l'accordo implicito fra il grande capitale cosmopolita, di cui parla Smith per primo, perché lui dice è facilissimo che coloro che detengono il capitale si mettano d'accordo tra di loro, ed è molto più difficile che coloro che in orizzontale e in paesi diversi si ritrova la forza lavoro, si ritrovano sotto il condizionamento di costoro che invece hanno grande interesse e facilità a mettersi d'accordo, è difficile invece che gli altri riescano a trovare un accordo fra di loro. Quindi non è pensabile che la controspinta politica sia realizzabile in tempi. Sarà una lotta, semmai decideremo di lottare, sarà una lotta